Hai fatto un po'. Spostati perché sennò io non ci sto. No, io sono pari qua. Lo so, io però cioè, ti devo venire così, se vuoi. Allora ragazzi, mentre Leo mi spinge. Ciao! Fai partire intanto. Mentre Leo ti spinge, tu fai partire. Così è molto brutta. Allora, è molto equivoca, per favore. L'importante è che stiamo registrando un wall truth. Stiamo registrando un wall truth. Stiamo facendo la victory road. Siamo al terzo episodio. Yeah! Ce ne vorranno 50. Se fai così al terzo, come faremo? Non lo so. Non ce ne vorranno 50, purtroppo. No, grazie per noi e per voi. E per tutti, questa pena soffrirà presto. Esatto. Ecco Beelzebub insieme. Oh, non mi ricordo come si chiama lui. Yoga. Ryoga. Ecco come si chiama. Ah, Oga, Tatsumi Oga. Ecco cos'era, Beelzebub. Oh, sì, Beelzebub. Tre volte che l'ho incontrato nel nuovo truditore. Come cazzo si chiama il manga? Non me lo ricordo. Il bimbo diavolo. Come cazzo? Ah, si chiama? E il polpo? Non so se ne avevamo parlato. L'ho detto polpo. Io che il polpo va arriva in Italia. Ok, va bene. Perché l'ho affrontato nel è un casino col fatto che ci sono saltati delle registrazioni. Sì, abbiamo fatto un po' di troiaio. Allora, vediamo un po'. Insomma, Dara come scatta? Figo. Allora, Vegeta non usarlo. È totalmente, proprio vicino vicino. Ah, ok. Dovevamo prendere l'altro. No, questo è quello con le armi. Mi sta sul culo. Questo questo è quello di Jojo. Insomma, Dara. Ma Dara è forte. Ma culo, cioè, tostissimo. Minchia, il pugno di Tatsumi Oga, guarda lì, so, guarda. È forte, poi si trasforma pure. Che culo, no, era spoiler. Un counter. Cosa? La mossa di Dara era un counter a me venuta. Ciao di fianco, lo provo io. Fai tu? Sì, ciao di fianco. Hai visto tutti con la manina? Vai pro. Sta bevendo il latte demoniaco. Ti trasformi. È uno spoiler, cazzo, io non ho ancora letto, devo mettermi a letto. Che cazzo è sta merda? E si fonde col bambino. Oh mio Dio, ma stai scherzando? Viene posseduto dal bambino. Io smetto di leggerlo. Sono rimasto un po' dietro di alcuni numeri. È molto sexy. Cos'è sta roba? Non trovi che sia sexy? Ma l'abbiamo ucciso? L'ha scansato? Chi l'ha aiutato? So. Proviamo quello di Madara, va là. Cosa fa Suzano? Che cazzo è stato? Non lo so. Mi hanno smerdato lo schermo. Non ci smerdate la mossa finale, però. Mi sa che hanno spoiler pure questo. Sì, che oltretutto non va a segno, perché quello lo fa. Forse sì, perché l'ha preso, se no non lo so. No, non c'era così, credo. Sì, no, l'ho sfiorato, tipo. No, c'è una mega esplosione, io sto bruciando. Perché mi sono fatto del danno da solo? Soprattutto perché non ho ucciso niente. Beh, Vegeta! Perché mi punta Jintoki, fanculo, stavo pensando. Dai, ok, finiamo Jintoki. No, è full life, è l'altro. Ma l'altro è morto. Ah, ok, l'altro è andato, allora finiamo Jintoki. Io non ho fatto delle mosse di Tatsumi. Ah, grazie. Sto facendo una presa. Ti odio essere in mondo del cazzo. Essere il mondo del cazzo, scusa. È quello di Joseph. Jotaro. Joseph Jospe. Lui è Joseph, non è Jotaro. Sono morto. Io ho un cerchio che non so cosa sia. Io tipo ci sono tutte e due, oltretutto. Joseph e Jotaro. Ah, una come supporto. Joseph e Jotaro, vaffanculo. E perché si chiama Jojo se poi ci sono Joseph e Jotaro? Ma Joseph, quello famoso. Il primo. Il papa. Dai, l'ex papa. Quel Joseph. Rogi. Razzenton. Come si chiama? Ragazzi, molte volte nei video sembro io il drogato, ma in verità è lui. Cioè, è lui che si droga tantissimo. Allora, aspetti, questo è che è marchiato col simbolo dei demoni, dai. Sì, ho visto, ma io sto morendo, Ho capito, io sto uccidendo. Se non avessi Jojo che mi picchia nel culo. E che ciò è brutto. Almeno io non sono Finocchio, però. Ma Dara sì, invece. Dara è pesantemente ricchione. Io sono morto. Non puoi uccidere che non ha vita. Cristo, non lo prendo, mi cambia bersaglio. Porca puttana, oh no! Ma vai a cagare te i tuoi merdosissimi yo-yo del cazzo. Ci penso io qua. No, ancora vivo, cazzo. Non hai fatto nulla. Ma muore o no? Io no, adesso mi faccio una merda di palla di fuoco. Ma ancora vivo! Ma è immortale! Basta! È spostato da Vegeta. Muori! Muori! Ma sai che potere strano che rimane lì? Ah, l'ho preso. Oh, se riusciti a colpirlo. Era mezz'ora che lo tiravo. Sei io che gli sparia io lì con gli arbusti di tutto, gli ho tirato. Non so, a me è una scoriazione alla mano. Quindi è bello sto PG? A parte quando si trasforma. Beh, sì, si trasforma in decente. Non abbiamo neanche guardato se Madara si trasformava. Ma no, poi è già. Te l'hanno caricato, no, Madara non si trasforma. È già super. Minchia, già è rimasto immortale negli anni senza morire di vecchiaia. Cioè. Allora sei figo. Non è neanche brutto. Abbiamo fatto due condizioni abbiamo fatto. Bene, adesso tre. Ci ha dato 3003. Ah no, una. 3003, 4003, non so cosa sia. Ti aumenta il guadagno, credo. Sì, un aumento dei guadagni, prendi più punti, secondo me. Forse ti regala 1000 soldi. Oltretutto, hai visto che quando completi ti sblocca il gettone? Ah, hai sbloccato un gettone di bronzo. Sì.
Ah, dici che l'abbiamo sbloccato? Secondo me sì. Dopo proviamo a vederlo allora. Beh, andiamo a fare secondo, cambiamo PG un attimo. Ci cambiamo il volo. Più che altro per togliere Vegeta. Stai cambiando mai, No, sono su. Gioco adesso perché. Vabbè, raga, io più Arale. Io pauno con Arale. Va bene. C'è un team femminile? C'è una terza donna da mettere? C'è Aizen però. Non essere offensivo. È un po' femminile, dai. Tanti mesi sì. Che giochiamo con Arale. Dai, ci mettiamo Hidaka. Che non abbiamo appena fatto. Come si chiama? Madara. Sì. E? Tu chi avevi? Non ricordo più. Chi stava usando Tia in questo video? È troppo tardi. Nel commento arriverebbe troppo tardi. Ah, li abbiamo già quasi finiti comunque. E vai! Dopo andiamo a comprare e li continuiamo a girare. State per vedere dei personaggi vecchi! Yeah, no, non è vero. Lo alla dici fine, tu! Alla fine di questa modalità non abbiamo ancora fatto vedere Luffy. Naruto? No, Naruto sì. Toriko. Luffy e Toriko, ci mancano 5. Ah, perfetto, a me piace Toriko. Che lo ha Zoldyck! E poi cominciamo a saltare, che se no facciamo dei video troppo lunghi. Bobo! Dopo andiamo a comprare che mi ispira. È un casino. Non l'ho proprio provato. Anche tu? L'ho comprato. Ah, yeah. T'ho detto, io ho comprati praticamente tutti, ma non è. Io sto subendo colpi da tutti! Arale è diventato un punching ball, fanculo! Comunque, Killua è fortissimo, che scossa la gente e se sei tipo combattimento tutto vicino. Arale ha fatto quel danno lì solo con cerchio. Vabbè, Arale è devastante. Come giusto che sia. Voglio modellino. Ah, mi è arrivato un colpo in testa. Voglio modellino di Arale. Va bene. Cantate con noi la canzone di Dottor Slump Arale mentre giochiamo. Oh, mi hai cagato la minchia, coso. Cioè, allora. Va, preso. Ma che iniziava? Ciao dottore, non capisco come ancora non dottor so. Dottor Slampio, non capisco come ancora non so. Chi mi ha dato il nome Arale, quanti anni ho? Dai, rispondi per favore, scrivendo tutti di no. Cosa c'è? Vieni qua, dai, perché chi lo sa? Qualunque cosa fai, siamo sempre nei guai. Hai visto? Mi sono perso la canzone. Hai visto? No, sono perso la canzone. Guarda il mio schermo. Cos'è però? È la sua mossa. Allora, vai, vieni qua. Dovevi continuarla però. Eh no, questa non la so. Non è come Arale. Allora. No, per tu, bravo. Vieni che ti acchiappo. Vabbè, lei sono troppo, la Medaka. Lei l'ho vista. What? Tra l'altro ricordo tantissimo quel gioco per PS3 che hai fatto un po' di tempo fa. Cazzo, ho sbagliato tasto. Puttana troia, dai che io facevo lo smash sul mondo. Allora, quale gioco c'entri l'obiettivo con L1 invece che con R3? È morto. Sì, ma fa quel danno lì? È ucciso anche il mio. Ma fa quel danno? Non l'ho colpito con la mossa, l'ho colpito con due attacchi normali quadrato. Vabbè, ma sei. È come se fossi Super Saiyan. Ma mi calava la vita, tipo. No. Perché sono morto allora? No, ma perché c'è il supereroe qua come l'esto? Ho appena distrutto la casa di Superman. Spiace, c'è il Superman. No, quanto è bella Arale, sai? Ecco, Arale è sicuramente uno dei personaggi più azzeccati. Perché non era automatico che ci fosse. Arale sì. Ed è sicuramente uno dei più arrabbiati. Dei migliori riusciti. No, infatti io adorai cosa che si fa Budokai Tenkaichi 3 perché c'era giocabile Arale. Ah, sì. E secondo me fu una scelta. Già queste fan info. Fu una scelta molto molto bella. Poi ci sarà anche Goku Jin. Era la combo, sfrutta Killua per poter continuare la combo. Mi ricordo che il Budokai 3 normale c'era Goku Shinno, infatti io lo adoravo. Sempre Goku Shinno. Cosa succede? C'era anche Goku 4 però purtroppo. Hai esatto, puoi dare i consigli anche alla squadra prendendo le faccine? Sì, ma no, non ci ho preso single player, se non lo sapevo lo dico per voi a caso. Ma non lo giocate in single player questo gioco? No, da giocare in partito, ci si diverte di più. Ti lancio una merda! No, cazzo. Giocatelo con Leo che si diverte a lanciare sterco sugli avversari. Beh, c'ho Arale, cosa dovrei fare? Scusa. Vediamo sto kill, a cosa fa di male. Comunque Medaka mi piace perché lei per attaccare fa rimbalzare le tette. No, c'è un motivo per cui è il fumato preferito di Leo. Oh, Marlionetto. Hai vinto? Sì. Guarda, gli ho dato così. Guarda gli occhi fuori dalle orbite. Mi siamo messi come registrazione, dai che siamo bene, messi bene come tempo. Ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo capitolo, ovviamente domani o forse non domani, non lo sappiamo, comunque
sempre alle 15, mi raccomando, puntuali, non mancate. E niente, devi aggiungere qualcosa? Ciao ragazzi. Ciao.